bevuto tanto ed è pieno di acqua per la gioia dei pescatori locali che vengono qui il fine settimana a pescare. Sono associazioni che hanno il permesso di farlo. E anche oggi siamo fortunati perché è il 15 di agosto, veniamo a visitare questa bella residenza storica e i giardini chiaramente perché internamente non si può entrare, però siamo fortunati che le temperature non fa caldo, si sta benissimo. Svolta a sinistra, no, sia giusto svoltare a sinistra perché si finisce nel giardino privato, ricordi? Guardate che belle. Bella! Svolta a Bellissimo, sinistra. no, non svoltare a sinistra, prosegui. Sembra di essere in Fable. Guardate che belle ste case. Dopo verremo qui a comprare da mangiare. Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo video di oggi. Siamo a Castle Ashby. Visiteremo i giardini di questa dimora storica. Venite con noi per scoprire che cosa ci riserva questo luogo. Qui, come potete vedere, ragazzi, siamo arrivati al comodo parcheggio che è vuoto e qua si può vedere che c'è il garden e il bar. Tutta quell'area lì in fondo invece è dedicata ai bambini, ci sono i castelli, i giochi di sabbia, tutte queste cose qua. Questa è la mia nuova casa. Stupenda. Noi siamo qui, facciamo un giro per i giardini all'italiana, l'orangerie, e dopodiché andiamo verso l'arboretum, che è quello all'inglese. La cosa bella, ragazzi, di tutto quello che vedete è sempre solo a 15 minuti da casa nostra in macchina, per cui capite bene che questa zona è veramente bella. Siamo contenti di vivere qui. Qua stiamo entrando già nei giardini all'italiana. Stanno facendo dei lavori di sistemazione. Guardate che meraviglia che è tutta sta zona, questo parco, tutte le fontane. Qui siamo proprio in mezzo a un incrocio dove lì c'è la serra, è bellissima, panchina, le panchine, e di qua si apre tutto il parco. Andiamo in serra. Qui c'è Orangerie. Orangerie, il gelso è antico. Guarda anche le more già qua. Oh, guarda che belle! Questo albero di gelso è stato piantato nel 1795. Ed è ancora qui e fa ancora more di gelso, sono anche commestibili, tra l'altro. Guardate che bella. Ninfei in fiore, la vasca centrale. Le carpe, dov'è la carpa gigante? Ah, che bella! Ce n'è una bianca, la ninfea. Che profumo che c'è! C'è un profumo di vaniglia.
Ragazzi, speriamo sempre che questi video vi piacciono e chiaramente lasciateci un commento sotto, che a noi fa tanto piacere e fa crescere il canale. Ah, guarda, questa qui è la pianta della sterlizia. Era uno dei fiori che usavo di più quando facevo il fiorista. Usavo sia le foglie che il fiore, chiaramente. Sono gigantesche, sono bellissime. Molto bello. Proprio fatte anche così a, come si dice, a cono, a goccia. Che meraviglia, ragazzi. Vi portiamo con noi su queste cose. Bellissime, questi posti incredibili. Questa è una bellissima aralia. Facciamo una piccola parentesi. Perché l'orangerie? Cioè queste serre stupende, lussureggianti. Tutte le ville che si rispettino di questo periodo, quindi 1700, i signori si pregiavano di avere delle serre ricche di ogni varietà possibile di piante esotiche. Quindi era un lustro e un vanto per ogni casato poter mostrare la, un po' come i gioielli, il successo economico anche attraverso le serre e la varietà di piante tropicali o esotiche che potevano mostrare al, e permettersi chiaramente, esatto. Alla fine ho messo anche la felpa perché fa freschetto, eh. La maggior parte di queste piante è del 1700, quindi sono in gran parte originali. Questa pianta d'eucalipto che arriva fino al soffitto. Ecco, guardate la maestosità di queste tuie. Sono enormi, veramente bellissime. In fondo c'è la serra, lasciamoci la serra alle nostre spalle e entriamo nel giardino. Ed eccoci, amici, un'altra serra, guardate che meraviglia. Ci sono piante di peperoni. Tutta la storia della famiglia Compton, il proprietario appunto di Castle Ashby, partendo dal 1200, Philip Compton, 1204, andando giù per tutti i Compton finché sono diventati Earl, quindi conti, marchesi, eccetera, fino ai giorni nostri, quindi l'attuale marchese. Del nato nel 1946. Questa è la dimora, questa che state vedendo adesso, il castello con la chiesa. È tutto spiegato, molto bella, veramente. La storia del giardino, la sua creazione nasce nel 1696. Quindi questi giardini hanno iniziato a essere costruiti nel 1696 e dopo nel corso del tempo sono stati ingranditi e modificati. Guardate che belli, ragazzi, i peperoni di vari tipi, di vari... che belli questi qua neri. Merita questo posto, eh. Vedete cosa abbiamo vicino a casa, è stupendo. Ma che bella questa scaletta che va sopra alla serra, tipo terrazzo. Un sacco di passaggi in questi giardini. Ma di là andiamo a vedere i fiori e gli animali adesso.
Anna è sparita. Dentro il labirinto. Ragazzi, ovviamente lasciateci il like e sosteneteci. Se vi piacciono questi noi in tour, ti invito a seguire la playlist che è dedicata appunto a questi diciamo passeggiate che facciamo nel countryside a due passi da casa nostra e che percorriamo e andiamo a visitare parchi, residenze storiche oppure anche città. Ah, che peccato, questa l'hanno chiusa, ma era piena zeppa di piante. Fucsia, la Fucsia House, tutte piante di fucsia. E adesso l'hanno chiusa al momento perché è vuota, vedete. Stanno restaurando e sistemando, ma bellissime queste serre. Questo giardino è incredibile, ragazzi. Bellissimo, Anna, vero? Viola e azzurro, stupendo. Che dite, sono belli questi colori? A me è uno dei miei colori preferiti, il viola, il turchese, il blu, l'azzurro. Non l'avevo visto con questi colori. L'altra volta siamo venuti, la prima volta siamo venuti in primavera e tutto era sui toni del rosa e del bianco. In estate logicamente tutto assume un altro colore e siamo sui toni dell'azzurro. È bellissimo. Andiamo a fare un tuffo nei colori dei fiori adesso. Guarda che rosso intenso questi gigli, non è che sono arancioni. No, è bellissimo. Ragazzi, per un ex friorista vedere tutto questo ben di Dio è veramente una bella vista. Io ci ho lavorato per 12 anni con i fiori e mi piacciono veramente un sacco. I colori che hanno sono stupendi.
i fiorellini quando si aprono sono tinta rosa, glicine tra un violetto e il rosa e il bianco, non è ben definito, mentre quando sono ancora chiusi sono viola, bellissimi, e nel complesso crea una specie di puzzle, di nuvoletta, che poi sta anche molto bene con il verde delle foglie. È bellissimo, sono stupendi questi giardini. Noi avevamo visto questa, Anna, vero? Queste due completamente in fiore, il ciliegio completamente bianco, una nuvola bianca enorme. No, non avevamo neanche ancora la telecamera e non avevamo fatto il video, questo è il primo video che facciamo così, ma ci torneremo sicuramente in un'altra stagione, perché è bello venire qui anche in stagioni diverse, così vedi colori diversi, e perché la natura cambia chiaramente. Questo sì è un giardino recintato, può darsi che tenessero degli alveari, Anna, dici? Questi sono alveari. Sembra di entrare a Roma, vero? Mamma che belli, ragazzi! Che meraviglia! È enorme questo posto. C'è un cavallino laggiù. Questo è uno stadio praticamente. Qualche gioco, qualche anche perché laggiù, guarda, in fondo ci si può, c'è una platea, ci si può sedere. Magari qua si facevano qualche gioco, qualche. Quello lì è un cavallo. Che meraviglia, ragazzi! D'altra parte è un castello, quindi la tenuta è gigante. Andiamo a vedere qui cosa sta facendo Anna. Mele. Che cadono. Che cadono e marciscono. Queste cose non le concepisco veramente. Guardate. Anche albicocche, è tutto per terra. Guardate che a roba. Marcire. Pazzesco. Vergognoso. Guardate che roba. Quante. Non riesco perché c'è il cancello, non riesco. Però si capisce. Ah, eccole qua, le albicocche. Poi ci sono altre serre lì. Mentre questo alle mie spalle, ragazzi, è l'ingresso dove ci sono gli animali. Un micro zoo, diciamo. Micro zoo safari, di genere. Qua hanno le serre. Fragole. Ecco qua le fragole. Fragoline. Ma che belli questi rice bed. Sicuramente il mio amico Mauro li vede subito. Rabarbaro? Ah, come quello che avevamo noi a casa, gigantesco. Queste sono more, io divento matto dalle more, lo sapete. Io ne prendo una subito. Andiamo in cerca di una bella. Guarda, questa che bella. Non mi buco le mani. Ragazzi, come sempre, buonissima. Ah, andiamo a vedere le zucche. Questa è una signora zucca. Vede? Chi si vede? Ce n'è anche dentro lì. Queste sono le scimmie, guardate. Scimmietta. Però bisogna stare attenti perché a volte vengono qui e fanno anche la pipì addosso. Era successo a... E chi è che era successo a Davide? Quando era venuto a trovarmi mio cugino. La scimmietta. No. La scimmietta. Ha fatto la pipì addosso. Sono piccolissime. Marmoset. A me non piace tanto vedere queste cose in gabbie, però d'altra parte... Fanno parte dell'eredità anche qui. Delle cose esotiche, logicamente sono nate in cattività, rilasciarle non si può, comunque. Dovete sapere che i maschi, ecco, che stanno arrivando, sono molto cattivi, Sono curiosi e anche protettivi, giustamente, con le femmine.
da poco spruzzano, mettono uno attaccato all'altro. Ecco che sta facendo la pipì. Sta facendo la pipì, eh? È una specie di atto aggressivo per dire stai allarga. Stai allarga. Da me. Ammazza. Saltano tantissimo, eh. Qui siamo nel recinto dei meerkat. Questi fanno le tane. Nel terreno fanno le tane, vedete quante buche, andiamo a trovarli. Stanno arrivando tutti. Cos'è, un momento di ritrovo, ragazzi? Sono stupendi, stanno mettendo in posa per noi, non lo so, io li ho chiamati però non so, c'è per quello, sono bellissimi, ce n'era uno che era fuori, eccolo lì, questo è fuori dalla gabbia, no. C'è qualcuno che bacia anche gli animali, possiamo anche capire. Oh, look, he's standing up. Come down here a little bit, dear. Buongiorno, un po' di colazione. Però compatti. Erano tipo compatti. Questi sì sono pomodori, altro che i miei. Bella questa serra. Due tipi di menta diverse. Abbiamo la menta peperita e la mentuccia, spearmint. Quella. Questa è la peperita. Wow! Questa è quella un po' più che profumo! Buonissimo. Qual è questa? La piperita questa. Però mi piace di più questa, mi piace. Che buona. Questa sta proprio da chewing gum. Poi questa qui, vero? Eh sì. Ah sì. Questa salvia qui che è perché questa è buonissima. Salvia? Ragazzi, guardate che albero, c'è un acero gigante. Acero secolare gigante. Senti che forza che ha. Noi sentiamo le vibrazioni. Vero Anna? Sentiamo le vibrazioni della natura. Abbiamo imparato ad apprezzare tutto ciò. Abbracciamo gli alberi. Ok, per chi è appassionato di botanica, qui c'è tutto l'elenco di alberi che sono in questo arboretum che è stato iniziato nel 1700, quindi abbiamo faggi, tigli, pini, querce, magnolie, ippocastani, di tutto, carpini, tutta una varietà di alberi eccezionali. La cosa bella, amici, è che passeggiando si possono notare le casette delle fate. Qui abita Marigold. Qui abita Marigold. E passeggiando si trovano spesso
attaccate agli alberi, queste casette lo fanno per i bambini, ma penso anche per gli adulti. Beh, c'è un sacco di gente qui bellissime, che crede alle cose soprannaturali. Guardate che immensità. Guardate che meraviglia. Che alberi giganteschi. Questo faggio è gigantesco, ragazzi. Ed è stupendo perché io ci vedo dentro un sacco di volti, di forme. Guarda in alto, che bello. Ah, una cupola immensa. Ecco, vedete quanto grande è il faggio? È gigantesco. L'anno è proprio piccolina in confronto. Tania, apri. Ecco la Tania. C'è soltanto il rumore delle foglie, del vento e degli uccellini. Magari io sono strana, però questa corteccia mi piace un sacco. È liscissima. Brunusserla. Bellissimo quest'albero. Questo invece era in costruzione quando siamo venuti la prima volta. Chiaramente è precluso, non si può entrare. È bellissimo. Guardate che carpa gigante! Wow! Guarda che carpe giganti, Anna! Oh mio Dio! Bellissime queste carpe. Il lago è stupendo. Questo bellissimo cedro del Libano, gigantesco, è la casa di Violet. Qui abita Violet. In questo bellissimo cedro del Libano. Per chi non lo sapesse. C'è anche la targhetta. Guardate quanto grande è, ragazzi, enorme, non riesco neanche ad andare in su con la telecamera. Ci sono i tassi con il suo frutto, questo è il frutto, vedete? Ah sì, questo è un mito. Da notare questo ippocastano che nonostante sia stato tagliato in seguito probabilmente a un fulmine eccetera, sì. La parte centrale è morta, tuttavia i rami laterali hanno continuato a vivere adagiandosi al terreno. Esatto. In entrambe le direzioni, e hanno sia continuato a destra che a sinistra. La loro avventura, vedete? Come si... E hanno creato questi due archi stupendi. Sembrano... due grandi braccia. Uscendo dal boschetto ci troviamo esattamente alle spalle della serra, quella con le carpe, e questo è il retro, diciamo, della residenza, del castello. E non è accessibile chiaramente. Qui poi c'è la chiesetta, qui a sinistra, con il cimitero. Guardate Anna dove si è infilata, nel ponticello, che adesso vi facciamo vedere la vista del parco, che è enorme, guardate che roba. Questa è tutta proprietà di questo marchese. È monumentale praticamente.
vero? E noi gli siamo immensamente grati per aver aperto al pubblico questi giardini. Questa è la chiesa, lì c'è il cimitero, questo qui è il retro della... E la vista la... è impagabile. In pratica qui poi ha ceduto parte della recinzione che è fatta con una scritta, come potete vedere, hanno, diciamo, messo questa rete, questa sorta di rete protettiva, anche perché sennò magari la gente entra. Comunque sono bellissime. Guardate, amici, che enorme che è tutta questa zona, con tutte le case private. E questo è l'ingresso del castello. È meraviglioso. Ecco ragazzi, questo qui era Cache Lesby. Grazie per essere stati con noi. Passate a trovarci su Instagram, così avete queste immagini sempre in esclusiva. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e di potervi portare in altri luoghi molto presto. See you soon! Ciao! Ciao ciao!